Olá, ciao da Grande Cinema con Marco, allora anche oggi voglio condividere un mio unboxing, come vedete qua davanti la scatola comprata su eBay, eh, che eh, praticamente sono sempre degli episodi però in VHS. Io, eh, io da giovane sono sempre stato appassionato di gialli. E mi piaceva molto questa quella di Sherlock Holmes questa serie qua la conoscete tutta che secondo me è la migliore eh, Sherlock Holmes de, eh, quello con l'attore Basil Redbone e Nigel Bruce eh, io ne ho sei ne ho sei di questa quindi devo completare Tutta la, la collezione, me ne mancano altri 4 che ho già visto in vendita su eBay, tanti, tutta completa. La vendono per 100 euro. Poi ho visto queste che le vende tutte complete eh, per pochi soldi, quindi andrò a acquistare anche quella. E però, dopo questa serie, ce ne sono state fatte tante e una di quelle che mi piacevano di più è quella che ho comprato qua è una serie fatta a fine anni 70 ma vi spiego tanto vi faccio vedere le VHS eh, intanto andiamo a aprire il pacchetto lo faccio insieme a voi in diretta E poi è una serie che questa poi è secondo me è rara perché, perché scusate non si riesce neanche a trovare più non si riesce nemmeno a trovare più non si vede più neanche in televisione quindi ormai certi film di quel periodo è difficile trovarli in televisione che io adoro proprio soltanto le serie tv i film fatti in quegli anni specialmente tra gli anni 60 e 70 anche anni 80 eh. ma di più ancora anni 70 vediamo se riesco ad aprire il pacchetto sperando che ok eccole qua eh, allora vediamo se so, dovrebbero essere 12 2 4 6 8 10 perfetto 12 poi speriamo che siano anche in buone condizioni perché a volte eh, si sì, comprando le vhs magari una può succedere che trovi problemi ma magari mm, si possono anche aggiustare e eh, eh, provando Per esempio uno dei problemi che si trovano sulle UHS eh, è che magari non, non vadano magari fanno difficoltà ad andare a girare e quindi il problema è eh, il nastro incollato quindi per ovviare il problema le si fa eh, girare più volte ma speriamo di no aspettate che levo bene qua il pacchetto allora eh, vi faccio vedere io, per esempio, eh, questa è una serie dove da piccolo ne ho presa solo una, che è questa. Come vedete, l'ho presa in edicola, poi non so perché non ho continuato più a prenderle. Forse perché no, non avevo la possibilità. Adesso ho intenzione di collezionare tutta questa perché dopo quella di Basic Redbone questa è per me la migliore, o almeno quello che mi piaceva di più. Ne hanno fatto tante serie, ma questa era la più bella, secondo me. Eccole qua: vedete, questo per esempio. Ogni cassetta è una, un episodio intitolato Le nuove avventure di Sherlock Holmes eh, con gli attori eh, Geoffrey Wittel, che è questo. E Donald Pickering che impersonava a Dr. Watson, è una serie, mi sembra inglese eh, belga, ma non vorrei sbagliare. È costituita di 24 episodi, peccato che non ne abbiano fatti di più, perché secondo me erano belle. E purtroppo ogni episodio dura solo appena 20-25 minuti almeno potevano farle magari un po' più lunghe. È una serie che è stata fatta alla fine degli anni 70, mi sembra, e di cui c'era anche eh, su, su alcuni episodi eh, la regia era di Freddy Francis, altri eh, eh, Roy Ward Baker, come c'è scritto qua erano tutti i registi di film horror inglesi quelli de anche Freddy Francis hanno fatto horror eh, della Hammer diciamo della casa inglese Hammer e niente sono contento di averle recuperato recuperate e poi cercherò di recuperare anche le altre perché qui per esempio sono solo 12 Ce n'era uno che le vendeva tutte 24 ad un prezzo era 75 euro e non potevo, cioè secondo il mio gadget non potevo spendere quel prezzo là e quindi gli avevo chiesto se mi faceva uno sconto ma non ha voluto farmelo, era da anni che lo vedevo, vedevo postare però eh, non voleva quel prezzo è e quello era, poi ho visto un altro che però vendeva solo 12 episodi, però lo vendeva a un prezzo, le vendeva a 19, sono riuscito a farmele fare per 16 euro, è stato gentile, e poi eh, cercherò di recuperare le altre, quindi questa ce l'ho già, perché sono 12 episodi con la, con la striscia rossa e altri 12 con la striscia celeste quindi questo episodio qui non c'è poi ho visto un altro che vende tutti gli episodi di queste più due di queste con i titoli che non ci sono qua quindi cercherò di recuperare anche quelle e poi pian piano ho visto vari venditori che le vendono singolarmente quindi cercherò pian piano di recuperarmele una, una alla volta comunque era veramente una bella serie peccato che hanno fatto solo una stagione che durano poco e io ve, le ve la consiglio ma casomai proverò anche a caricarle qua su youtube sperando che youtube non mi dia problemi di copyright se no le metto di là su dailymotion Farò un altro video perché ho intenzione anche di comprare le altre, quelle, quelle con l'attore atto, Red Boom, cioè perché me ne mancano quattro di quelle, che poi ce ne sono altri due di queste. Ok, con questo è tutto e niente, volevo condividere con voi questo unboxing e ci vediamo alla prossima, ciao! Ok, allora mi è arrivato anche l'altro pacco, come avevo detto, eh, avevo ordinato oltre al pacco precedente un altro pacco dove c'erano tutti i film di Sherlock Holmes, la serie classica degli anni 40, più altri due, due episodi del... Um, di quello precedente che vi ho fatto vedere delle nuove avventure di Sherlock Holmes. E quindi praticamente praticamente già 5 episodi di, di Sherlock Holmes li avevo, quella classica, me ne mancavano altri eh, 5 e 6. Qui ci sono tutti. Mm, purtroppo il venditore li vendeva solo in blocco ma va bene l'ho preso lo stesso perché tanto è eh, per poco prezzo perché altri ho visto che la collezione completa li vendevano per sugli 80-100 euro questo mi ha fatto 18 euro in tutto e quindi ho recuperato anche quelli che mi mancavano della serie classica in più altre due serie di, quella, di quelle nuove che vi ho fatto vedere sul pacco precedente sarebbe appunto queste qua adesso andiamo a vedere qui il pacco l'ho già aperto andiamo. ok ecco queste sono tutte praticamente quelle della serie classica erano 11 in tutto ecco questa qua classica con l'attore Uh, Rat e Nigel Bruce che fa um, il dottor Watson e quindi adesso sono riuscito a recuperare finalmente dopo anni tutta la serie completa quella classica in più due quella nuova quella che vi ho fatto vedere prima sulla boxing precedente delle nuove avventure di Sherlock Holmes perché, come vi ho detto, le, le, gli episodi sono 24, ma nella boxing precedente ne ho sono solo 12. E quindi devo da altri venditori io mi devo recuperare quelle che mi mancano. Quindi ne ho recuperate altre due. Il primo è il numero 4, mentre il numero 5 la, ce l'avevo già perché l'avevo preso da ragazzo e niente eh, poi magari fra poco li, li caricherò anche su youtube perché ho visto che non mi danno problemi eh, problemi di eh, copyright vediamo praticamente quelle che mi mancano era appunto questo il terrore nella notte che per me sono sempre horror eh. Perché anche i gialli thrillers per me sono sempre sottogeneri dell'horror. Secondo me, comunque il giallo era un altro. I gialli mi sono sempre piaciuti, quelli, specialmente quelli inglesi di Sherlock Holmes. Il mistero del Carilla. Questo qua non so, adesso non mi ricordo più i, che, i titoli mancanti. Comunque, l'importante è che sia tutta la serie. Ok qui l'unboxing finisce e poi li caricherò qui su YouTube. Ciao!